Amici di Moto.it, siamo allo stand SVM per presentarvi le ultime novità della casa varesina. Partiamo dalla Super Dual, che abbiamo visto sempre in versione Concept fino ad oggi, ma adesso è arrivata nella versione definitiva, pronta per la vendita. È spinta da un motore bialbero di 650 cc monocilindrico da ben 57 cavalli. Ma non finisce qua, perché a livello tecnico troviamo poi sopra il motore questo enorme serbatoio da 17 litri, perché la Super Dual, come dice il nome, è una moto studiata per andare bene su strada ma anche in fuoristrada, e lo dimostra la dotazione di cerchi. Troviamo infatti un anteriore da 19 pollici con pneumatici Metzeler Tourance Next e cerchi dotati di camera d'aria, forcella a steli rovesciati, grosso freno a disco. Questa è una versione Euro 3, ma arriverà ovviamente l'anno prossimo nella versione Euro 4 dai primi mesi del 2017. Questa è la versione dotata di borse, che costa 8.200 euro, mentre la versione senza borse parte da un prezzo molto concorrenziale di 7.300 euro. Altra novità SVM, guardate che motorone, ragazzi, questo è un piccolo ottavo di litro 125 cc a iniezione elettronica Euro 4. È destinato proprio ai sedicenni ed è un prodotto realizzato, progettato e costruito proprio in Italia, a Varese. Ve lo mostriamo, qui c'è la testa rossa che nasconde il doppio albero di distribuzione, ovviamente a 15 cavalli per i limiti di potenza previsti dalla normativa. Telaio in acciaio, sospensioni evolute e guardate davanti che enorme freno a disco. Questa è una piccola moto da supermotard dal grande cuore e dall'estetica molto italiana, perché SVM è progettata, studiata da designer italiani. Vi possiamo già dire il prezzo qui a Milano, infatti la moto costerà 3.890 euro. Adesso la lasciamo a voi e commentatela qua sotto. SVM dopo l'SM125 da supermoto, adesso tocca alla moto tassellata, si chiama RS125R ed è il nuovo enduro della casa italiana studiato proprio per i sedicenni. Ve lo mostriamo nel dettaglio perché ha un bellissimo motore nuovo realizzato totalmente in Italia, eccolo qua, il bialbero 125 da 15 cavalli, potenza limitata ovviamente dalla patente per i sedicenni, iniezione elettronica, Euro 4, cambio a 6 marce. E ovviamente davanti troviamo la dotazione che serve a una moto di enduro, quindi forcella rovesciata, freno del disco a margherita e ruota tassellata da 21 pollici. Vi mostriamo poi l'estetica, che vede questo bellissimo contrasto tra la mascherina e il parafango bianco con l'intera struttura rossa delle fiancatine con la scritta SVM in bianco. C'è poi il silenziatore di scarico molto grande e guardate che chicca da moto racing. Le pedane per il passeggero sono imbulonate, quindi potete toglierla per iniziare l'enduro nei campi di gara. A questo punto vi tocca soltanto convincere il papà, perché la nuova SVM da enduro costa 3.790 euro. Adesso la lasciamo tutta a voi, la commentate proprio qua sotto su moto.it.